no match for it. Whoa. You're not going to shoot me, are you? If you do, I'll die. You know? If that's what it takes to shut you up, it bugs the crap out of me when someone talks more than I do. Don't act so rashly, my boy. I've got a doozy of a story for you. But if you snuff out my voice like that, I won't be able to tell it now, will I? Thought I was a goner for sure. Oops. You saw it too, didn't you? That huge tower jutting out of the ground. That thick shaft that causes women to shudder. Is actually a tunnel, linking the demonic domain to the human world. And of course, your brother Vangel is the one who controls it by using your mommy's amulet. Amulet? He's headed to the control room in the basement. If you don't hop down there quick like a bunny, he'll open the gate to hell! Isn't that a scary thought? And you're telling me this because... Oops! I forgot to mention one teeny little item. That gizmo there is actually the key to move forward. But the tricky thing is, it sucks the souls of those who hold it. So I think you'd better hurry! But, in return for your soul, it'll give you power. Marvelous, isn't it? Just let your young spirit drive you, and go for it! Wish you would have told me that in the first place, you big mouth moron. Stupido ciarlone. Missione 12, cacciatore e preda, riconquista il ponte prima che l'anima vada perduta per sempre. 17.000, no, abbiamo detto devo conservare le sfere. Neogeneratore impazzito, chi possiede questo dispositivo rotto è illuminato, l'anima si prosciuga in cambio di energia. Bellissimo. Posso stare tutto il tempo trasformato in forma demoniaca, però. Vedete le differenze? So che non dovrei stare qui a cazzeggiare, ma mi conoscete. Questo è proprio uno smoking di squame e di carne. Bellissimo. Diventano delle ali quando salta. La mia rudra sembra, non lo so, sembra un cactus demoniaco. Ok, forse ho cazzeggiato anche troppo. Ho bisogno di nemici, per favore, grazie. Fortunatamente hanno fatto che tutti i nemici in questo livello danno un po' di vita, almeno a difficoltà normale. Statevene fermi e buoni e fatevi ammazzare. Perché non ne sto beccando manco mezzo? Non capisco. Può proprio volare da trasformato, cioè planare più che altro da trasformato quando ha la Rebellion.
ancora vivo e basta. Stammi lontano. Vabbè, non cambia niente se la prendo, cioè, tempo che esco ho di nuovo perso vita. Forse ne ho persa pure più di quanta ne avevo prima. Sì, plana, non vola davvero. Non ho tempo da perdere con voi. E nemmeno con voi. Caspita, mal di testa. Oh cavolo. Ora ditemi un po' voi se ci devo morire. Questi cambi di inquadratura e questi salti un po' ballerini. Questo coso non sa mai quando arrendersi. Ma io mi domando perché non va a rompere le scatole a Virgil. Dovrebbe avercela con lui, non con me. Sto cercando di ammazzare quelli piccoletti per riprendere un po' di vita, ma non so quanto il mio piano stia avendo successo. È tutto molto affollato, non ci capisco niente. Oh, finalmente. Corridoia spirale. Ah, anche qui c'è una battaglia con Jester. Welcome to hell! Va bene, facciamo sta pagliacciata. Ah!
Quando fa questo attacco posso comunque colpirlo da qui, perché non c'è pericolo per la mia vita. Quanto è fastidioso, quanto. Questo invece è più pericoloso, molto di più. Accidenti. Ah, si è teletrasportato. Cavolo. Quanto adoro questa mossa, quanto. Oh cacchio, sta cosa è nuova, non c'era l'altra volta. Che succede adesso? Wow! Oh, va bene. Come faccio a colpirlo? Devo per forza colpirlo con mosse aeree? Quella luna mi ha appena sputato qualcosa di demoniaco. Ah, ma prende danni anche la sua palla, cioè conta come vita sua. Che fine ha fatto? Oh wow! Si è teletrasportato, ha lasciato la palla come cosa esplosiva. So che sto sacrificando la mia vita, ma dovrei farcela, no? Pessima idea, mi sa. No, via, via. Se la ride. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Mi mette a disagio questa creatura. Vai al diavolo, muori! Excuse me. Brutto pagliaccio. In realtà mi dà poche sfere, però vabbè, è una vittoria personale. C'ho poca vita. Stella vitale L. Mi sa tanto che dovrò utilizzarla per stare più tranquillo. La scala è infinita. Arena sotterranea. Sembra di essere entrati nell'oltretomba, guardate i colori. La telecamera che segue Dante.
Talk about horsepower. A chicken race with a horse, huh? Fair enough. Fatti sotto. Ok, forse è stata una pessima idea. Decisamente una pessima idea. Che cavolo, non mi ricordo che bisognava fare qua. Boh, sto coso continua a falcidiarmi. Ora tocca a me però. First chicken, now gladiator. This just keeps getting better and better. Too bad there's nobody here to enjoy the show! Prima in quel corridoio lui aveva il massimo vantaggio, visto anche che poteva, non so, teletrasportarsi, tornava indietro, rispugava sempre all'inizio del ponte. Invece in questa arena lo scontro dovrebbe essere un po' più bilanciato, però questo c'ha sti cazzo di missili dal carrettino che si trasporta. Cavolo! Quella! Non lo ricordavo così problematico. Wow. Ok. Sto morendo molte volte in questa partita, ma non c'è problema. Stavolta ho tutta la vita. Vabbè, non ce l'ho più tutta la vita. No, pessima idea. Prima o poi dovrà pur stancarsi. Riesce ad attraversare la materia solida, riesce a rallentare il tempo. Lui e la sua diavolo di biga infernale.
Alla fine è facile come battaglia. E adesso ci muoio. E corriamo. Facciamo a chi si stanca prima. Sarei anche un puro sangue infernale, ma io so il fio di Sparda. Quicksilver, potere speciale usato da Geryon per controllare il tempo. Questo stile ti offre più libertà in combattimento per provare diverse combinazioni. Cioè, ti offre più libertà nel senso che il tempo va a rallentatore. Questo stile non può salire di livello a differenza di quelli iniziali. Però è molto molto potente, anche se consuma potere demoniaco. Quindi, cioè, c'è una downside, ovviamente. Uno non può rallentare il tempo all'infinito. Beowulf, custode demoniaco neutralizzato da Sparda per 2000 anni, aspetta impaziente il momento della vendetta. La sua potenza e i suoi attacchi lo rendono un temibile nemico. Cavallo leggendario cavalcato da molti eroi. A forza di cibarsi dell'essenza di anime demoniache, la sua anima si è adombrata. Controlla il tempo per un periodo limitato. Voglio anche farvi vedere... No, qui ci sono le mosse. Io invece voglio vedere da qui. No, non mi fa vedere... No, le informazioni da qui non le posso vedere. Vabbè, prossima volta. A quanto pare Virgil ha appena comprato un nuovo giocattolino.